Ciao a tutti. Allora, volevo farvi vedere un ciondolo che ho realizzato seguendo fino a un certo punto uno schema, il Filled Square di Sabine Lippert. Sono bellissimi, sono degli schemi a pagamento, si possono comprare su un canale. Se riesco vi metterò il link sotto nel box dove potete andare a vedere. Eccolo qui, è bellissimo, effettivamente è bellissimo. Allora, non avevo il Rivoli che serve per fare questa creazione, però volevo provare a vedere se riuscivo a seguire uno schema di queste che a me sembrava, cioè sembra difficilissimo, e fondamentalmente per chi forse alle prime armi è un po' difficile. Volevo vedere insomma se riuscivo a seguirlo prima di ordinare il rivoli, cioè perché mi serve un rivoli abbastanza grande, mi sembra 16 mm. Comunque, volevo provare. Quello che ho realizzato io seguendo lo schema fino a un certo punto è stato questo. Vi ho detto amo il bianco e nero, qui si vedrà pochissimo perché è tutto bianco. Lo faccio vedere così, magari è meglio. Eccoci. È questo qui. Ecco, vediamo se riesco a farvi vedere. All'interno, invece di inserire il rivoli da 16 mm, ho fatto questa specie di gabbia, l'ho chiusa. All'interno ho messo una perla, vedete, eccola lì, e l'ho chiuso così. La prossima volta metterò i rivoli perché mi è piaciuto tantissimo. Effettivamente questa creatrice fa delle cose, degli schemi che a vederli spaventano, però con un po' di pazienza si possono affrontare. Certo, chi ha più esperienza è molto più bravo, ovviamente lì, cioè, molto più spedito, la realizzazione probabilmente viene anche meglio, però sono davvero bellissimi e danno tanta, tanta, tanta soddisfazione. Io non so se riesco a farvelo vedere meglio perché mi rendo conto che il bianco spara. Eccolo qui. Spara tantissimo. Poi ci sono i bicono. Allora, qui ho usato delle perle Swarovski da 6 e da 8 mm e da 3 mm. Eccole qui, degli Swarovski da bicono 4 mm cristal AB, poi ho usato delle rocaille, eccole qua, vi metterò casomai tutta la lista dei materiali e dei colori scritti. Dietro ho fatto una sorta di gabbia per far vedere la perla che da davanti quasi si intravede, eccola, vedete? Io quasi mi piace più il dietro che il davanti, comunque. Eccola lì, questa è la perla che vedete qui al centro della gabbia, vedete? Là sotto, eccolo. Io spero vediate qualcosa, non so. Eccola qua, questo è il dietro. Io ho detto a me piace quasi più il dietro. Questo è il davanti. Per appenderlo ho fatto una piccola cappiola. Eccolo qui. E seguendo lo schema ho fatto, ecco, ho inserito anche un bicono per farlo un pochino più lungo, eccolo. Poi ho inserito questa catena semplice, eccola qui, rollò un pochino grande, però eccola qua, lunga, perché mi piaceva lungo, perché eccola qua. Poi ho fatto degli orecchini, però questi diciamo che forse potevo farli anche un pochino più semplici da abbinare come colori. Ho inserito queste perle alternate a questi, ho usato gli stessi materiali praticamente alternati per fare questa sorta di cerchietto, eccolo, con un orecchino a perno con pallina che richiamasse le perle e questo piccolo ciondolino che si muove al centro tanto per dare un pochino di movimento. Eccoli qua, eccoli qua i cerchietti. Ecco qua, spero vi sia piaciuta la mia variante della Lipper. Certo, un'altra cosa che voglio provare è a fare una croce con questa variante, cioè ho provato a disegnare sullo schema che ho
Quindi ripetendo questa parte per due volte, più un'altra volta con delle perle più piccole, quindi allungare il disegno fino a fare una croce. Proverò, quando l'ho realizzato, vi farò vedere. Ecco qua. Spero davvero vi sia piaciuta, come, cioè, a me è piaciuta molto. Gli schemi della Lippers sono davvero fantastici, forse un po' barocchi, forse un po' ricchi. A chi piacciono delle cose più schematiche, forse sembreranno un po' troppo, però effettivamente sono, cioè, oggettivamente sono bellissimi. Possono non piacere per i gusti, però devo dire che sono belli. Ciao a tutte! Ciao!